Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa prepartita del match contro il Renate. Mister, è un momento importante della stagione, serve sicuramente molto equilibrio. Che tipologia di partita ti aspetti per domani? Una partita difficile, su un campo difficile, hai detto bene, serve equilibrio perché non abbiamo fatto una buona prestazione, ma questo non significa che non venivamo da un buon momento. Quindi bisogna avere equilibrio in questo momento. Lavorare duro domani perché è una partita importante per noi, perché vogliamo dare dimostrazione che non siamo quelli del primo tempo di domenica. Ci teniamo perché un primo tempo così non ha fatto un po' male un po' a tutti, quindi ci teniamo domani a far bene, perché è una partita importante, perché è una partita su cui insomma ci siamo preparati bene. Mister, tornando un passo indietro, proprio quella partita di domenica, lei ha detto che non dobbiamo essere quelli del primo tempo, ma l'avete presumo analizzato, no? Cos'è che non ha funzionato domenica in quel primo tempo? Ma è stato un primo tempo non buono, è stato un primo tempo in cui nella fase di possesso abbiamo creato non tantissimo. Nella fase di non possesso abbiamo subito un rigore dopo 10 minuti che ha un po' condizionato la partita secondo me, quindi una disattenzione del genere è costata cara, quindi quello che non ha funzionato è semplicemente una disattenzione che ha un po' poi in un momento in cui il pubblico voleva la vittoria, quindi è arrivato qualche rumore da parte del pubblico, ci siamo un po' innervositi, quindi abbiamo sbagliato il primo tempo. Il secondo tempo mi ha fatto bene, secondo me, abbiamo pareggiato, abbiamo preso una traversa sull'1-1, magari se fai ancora quella situazione lì, magari raccontiamo un'altra cosa, così per l'ennesima volta non è stato. Accettiamo il verdetto del campo e domani abbiamo un'opportunità per sistemare le cose. C'è un'opportunità per sistemare le cose, ci vuole il massimo impegno proprio per sistemare, perché dopo due sconfitte occorre un cambio di passo. Forse domani peserà più a livello mentale nell'approcciarsi alla gara che a livello presumo fisico. Ma non lo so, venivamo da 6 risultati utili di fila. Abbiamo perso la partita a Padova, una partita in cui abbiamo giocato molto bene, riconosciuta da voi, riconosciuta da tutti. Abbiamo sbagliato un tempo, è vero. Il secondo tempo è andato bene, potevamo vincerla. Ho sentito anche che la squadra avversaria ci ha messo sotto, io onestamente non lo condivido, ma perché non è stata quella la partita. La partita è stata una partita equilibrata in cui noi secondo tempo abbiamo giocato meglio e non siamo arrivati alla vittoria. In questo momento ci mancano i punti, questa è la verità, perché a livello di organizzazione per il gioco, a livello di campo, non credo che manchiamo tanto rispetto agli avversari. Manca quella ferocia, cattiveria per portare a casa le partite, quello è vero. E quindi da quel punto di vista dovremmo lavorare, perché questa classifica non ci piace, però voglio che tutti abbiano equilibrio, non solo io, nel senso che non siamo una squadra che può pensare di stravincere contro tutte, siamo una squadra che può avere dei punti più in classifica, quello sì, ma non pensare che viene il Trento e noi dobbiamo per forza dopo 10 minuti vincere 3-0. Ecco, questo ci tengo perché siamo una squadra molto giovane e non è la PlayStation qua che si pensa che dopo 10 minuti possiamo stare 3-0. Le partite sono sofferte, sono tirate, c'è molto equilibrio in tutti i campi e così sta succedendo per noi. Quello che stiamo mancando un po' nell'avere quell'atteggiamento per portare a casa i punti e quello deve cambiare assolutamente già da domani. Forse è il momento peggiore a livello di risultato all'inizio del campionato. Lei come lo vive a livello umano in questo momento? A livello umano faccio il mio lavoro in maniera decisa. Sono qua per tirare fuori il massimo dai ragazzi, quello è il mio obiettivo, e a volte ci sono riuscito, a volte no. Siamo una squadra, si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, e quindi vivo questo momento insieme ai ragazzi, consapevole che ogni partita è un'opportunità per sistemare le cose. Bene, mister, la partita di domani certamente sarà una partita di tensione contro una squadra
che alti e bassi, perché ricordiamo che loro sono arrivati da 4 sconfitte consecutive, poi si sono ripresi, però sta di fatto che la Provercelli è a 7 punti dal 5° posto, che è l'obiettivo che si è posto la società più o meno. Poi siamo a 3 punti dai play-out e un punto dei play-off, quindi siamo un po' sotto pressione. Ma intanto il 5° posto è un obiettivo non dichiarato, nel senso è un obiettivo, una speranza, un obiettivo in cui se raggiungiamo quell'obiettivo lì abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. L'obiettivo dichiarato è cercare di raggiungere i playoff intanto, quindi questa cosa del 5° posto è una cosa che non condivido. Credo che ci potremmo arrivare attraverso determinati atteggiamenti e comportamenti, però non è una cosa che o la vita o la morte da quel punto di vista. Siamo a un punto del playoff, ha detto sì, siamo usciti dalla zona playoff, una delle prime volte che siamo usciti dalla zona playoff. Bisogna avere equilibrio, abbiamo sbagliato il tempo. Se vinciamo una partita contro il Trento nessuno può dire niente. E quindi rimango di quell'idea, rimango. Naturalmente domani dobbiamo fare una buona prestazione, dobbiamo cercare i punti, o uno o tre, quello è importantissimo per noi, ma per dimostrare che siamo squadra, che possiamo giocarci, insomma. Questo è. Adesso in questo momento non credo sia importante dare giudizi a squadra, non credo sia importante così mettere la croce addosso se sei a un punto fuori dai playoff. Credo che questa sia la cosa più sbagliata che in questo momento possiamo fare noi all'interno. Ma naturalmente la stampa è lecita e è giusto che esprima la propria posizione, perché la stampa fa parte di questa storia della Provercelli, quindi è giusto che ognuno esprima le sue posizioni. Io credo fortemente che questo non è il momento di dare giudizi, questo è il momento di stare compattati con la squadra, perché abbiamo sbagliato un tempo. Se sbagliare un tempo significa cominciare a dare le prime sentenze, insomma, non è un ambiente molto equilibrato. Io rimango equilibrato insieme alla squadra. Non ci è piaciuta la partita scorsa, sono d'accordo, ma non ci è piaciuto un tempo. Non stiamo qui ad accampare scuse, perché ne potrei trovare, ma non sono il tipo, non ho mai trovato scuse, ci sono sempre prese le proprie responsabilità. Domani è una partita importante per questo, perché dobbiamo ritornare, dar continuità alle prestazioni e ai risultati. Abbiamo tutto nelle nostre mani e quindi bisogna in questo momento rimanere calmi, sapere che abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo fatto delle buone cose alternate a cose non buone, questa è la verità, non siamo contenti. Possiamo far meglio, io non sono contento, possiamo far meglio. Questo è il momento del silenzio e del lavoro. Ecco, la partita di domani, la squadra in che condizioni si trova dal punto di vista soprattutto mentale? Anche il collega ha fatto lo stesso rilievo, perché è fondamentale. Indubbiamente domenica c'è stata una grande delusione, soprattutto anche per quanto riguarda il pubblico. Certo. Domani poi vediamo in che condizioni si trova la squadra. Questa settimana si è andata bene, ma anche la settimana scorsa si è andata bene, e poi quando siamo arrivati in campo non sono stati pronti la settimana scorsa, quindi vediamo domani. Io credo che stiamo bene, credo che siamo pronti. Poi domani il campo darà il risultato. Chi è che non ha in disposizione? Domani abbiamo Mangaluati e per il resto siamo tutti a posto. Okay. E i Marconi, scusa.